Oggi proviamo una Formula 1. Se oggi riesco a sopravvivere, potenzialmente potrebbe essere una settimana incredibile. Il mezzo, sempre lei. Non si vede nulla perché sono le 6:15 di mattina. Lei, come al solito, ha sempre sete. E per settarvi nel tempo, oggi è venerdì 21 ottobre. Ora prendo l'autostrada e ci rimango per circa 3 orette. The comic. È sorto il sole. Buongiorno. Nome? Dennis. E sono arrivato al circuito Tazio Nuvolari. Il tempo e la temperatura sono perfetti per la prima staccata. Dritti. Oddio. Appena dato la roba da vestire, roba ignifuga, sicurezza prima di tutto, sono in pigiama, un ladro, la tuta, Patrick, il pilota. Se mi uccidi, mia mamma si arrabbia con te. If you kill me, my mom si arrabbia con te. No mamma, I take care. Vedemo. Siamo pronti per salire. Un po' di mal di pancia. Protezioni. Vado. Oddio. Sembrano le supposte. Patrick. Ho le gambe lunghe. Che stretto. Oddio. Oddio. Mi sta facendo solletico. Oh Patrick. Io muoio qua. C'è piccolissimo. Ho tribolato ad entrare. Incredibile. Se soffri di claustrofobia, non so. Patrick. Va piano. Chiudiamo la visiera. Ciao mamma. Stanno togliendo le termocoperte. Beh signore, senti come vibra. Dov'è che mi tengo? Dov'è che mi tengo? Oddio. Si muove. Calcolate che è un mezzo da 650 kg. Ma qua come fanno manovra? Naturalmente non ha la retromarcia. Beh, signore. Da questo momento in poi, se tenete alle vostre orecchie, vi consiglio di abbassare il volume. 650 kg per 850... Oddio! Oh, oh, oh! Oddio! 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 Mi sta salendo la cena di ieri. Oddio, quanto frena! C'è una pressione sulla spalla incredibile. Oddio rettilineo. Rettilineo. Oddio rettilineo. Oddio rettilineo. Oh, oddio. Oh, si raggiungono i 265 km orari in rettilineo. Sbocco. Mi sta venendo su tutto. Che roba c'ho. Che roba c'ho. È brutale. Sto sudando. Io che non sto facendo niente. Ben, che roba c'ho. Beh, signore. Beh, signore. Che roba c'ho. Che roba c'ho. Assurdo. C'è un sacchettino per il vomito. Oltre al pranzo mi è salita anche la cena di ieri. Incredibile. Assurdo. Volevo dire due informazioni. Oh. Ah, devo uscire. Si stava così bene qua dentro. Ah no, è inglese, non capisce niente. Ah, pazzesco. L'accelerazione è ok, ma la frenata. A parte mi sono sfondato il casco dentro a Patrick che era davanti. Cioè, senza parole, veramente. No, veramente assurdo. Grazie Red Bull per l'esperienza, ma adesso è ora di tornare a casa. Si torna. E via, altre 3 orette di autostrada in macchina. Qui dietro c'è anche un regalino di Red Bull. Appena arrivo a casa lo apriamo. Sono arrivato a casa, abbiamo fatto le 8. La luce in pratica è quella di questa mattina. Unboxing regalo Red Bull. Uno, due. Giacchettina. Maglioncino. Altra giacchettina. Grazie Red Bull. La triste cena di questa sera. Più avanti vi spiegherò il perché. Sabato 22 ottobre, ore 7:15. Ieri sera, come testimone al mio B-Real, sono andato a vedere la partita di CSI di Manu, il mio coinquilino che ora sta dormendo. La CSI devo dire che regala sempre grandi emozioni. Ieri sono saltati solo uno sterno, due menischi e una tibia. Questa è la mia colazione di oggi e questo penso sia uno dei prossimi viaggi. Ah, squisito! Ora prendo la macchina. La destinazione non ve la posso svelare. Top secret, lo scoprirete presto nel canale. Tornato a casa preparo da mangiare. Couscous, zucchine e merluzzo. E prenoto un volo aereo per 5 persone. Oggi pomeriggio la passerò finendo il video che uscirà domani. Ma che voi avete visto settimana scorsa dietro le quinte in una gara di Tommy Marcon. Yes, sir, ma adesso sono le 18. È iniziata la partita del Milan. Il tifoso. E andiamo in direzione Val d'Obbiadene. E siamo arrivati al colle. Sono venuto a vedere la nuova creazione di Alvise. Devo dire non male. Abbiamo fatto l'una di notte. Mi sono addormentato in macchina. Non vedo l'ora di andare a letto. Domenica 23 ottobre, ore 5. Finisco il video. Colazione, ore 9:25. Video finito, sono le 12:20. Tra un'oretta dovrebbe uscire. Questo qui è il progetto concluso. Qui c'è la copertina conclusa.
Dopo un paio d'ore questo è il mio pranzo. E il video della domenica sul weekend di Aragorn è online. Oggi pomeriggio nulla di interessante. A parte che ho svuotato lo stendino della roba che ormai era asciutta da 3 mesi. Come al solito. In pratica scarichiamo gli stendini 4 volte all'anno. A testa però. È tempo della spesa. E si grigliano dinosauri. Il grigliatore. Si torna a casa a dormire. Mamma loves mambo. Lunedì 24 ottobre, ore 7:30. Come prima cosa effetto il check-in per domani. Domani si vola. Adesso vado a fare una piccola visita esplorativa per una potenziale nuova casa. Non ho ancora capito se mi conviene andare in affitto o comprarmi direttamente la casa, ma è l'ora di fare le zucchine. Giusto 200 grammi di pasta. Video di Murri, dove ci sono anch'io. E si pranza. Si prosegue con la logistica dei file. Tutte le copie dei miei video per due. Tutti i file da riordinare. Non mi piace molto riordinare. Adesso ho appena finito di registrare un unboxing. Devo dire non male questo parco GoPro. È l'ora di iniziare un nuovo video. Che in realtà è esattamente questo video. Si cena con del couscous, le zucchine avanzate a mezzogiorno e del pollo. È tempo di castagne e di preparare la valigia. Domani sveglia ore 5:30. È meglio che vada a letto. Buongiorno, ore 5:30. Colazione, macchina, autostrada, aeroporto di Verona, aereo, il mio compagno di viaggio, nuvole incredibili. Sono arrivato a Palermo e penso ci siano 30 gradi. È ancora estate qua, ad ottobre. Questa è la camera, il bagno. Red Bull Unlocked, unboxing, biglietto di benvenuto, drinkini. Questo è il pranzo, dove tra l'altro ho conosciuto Nicole Rossi, la quale, dato che non ho la televisione, non conoscevo, ma è davvero molto simpatica. Oggi pomeriggio edito questo video. Abbiamo fatto le 7 e siamo arrivati al Red Bull, al Red Bull Unlocked. Gin Sour. Saluti. Saluti. Il baffogramma. Sono andato via 2 minuti ed è ripieno di pizza. Margarita rivisitato. Gin Tonic. Questo mi è stato descritto come un drink della Madonna. Questo spinge. Vodka sour. Questo dovrebbe essere un tequila sour. Saluti. Sono arrivato in hotel. Sono le 3. Di solito questi orari li faccio solo a Capodanno. Vi auguro una buona notte. Questa mattina mi sono svegliato alle 9, come potete vedere dal mio birial, ho già fatto colazione. Questa mattina giro in centro a Palermo. Ho un domi. Qui dietro c'è il Teatro Massimo. Cavai. Sapete perché all'ippodromo non ci sono gli autovelox? Per chi li gaga cavai. Succo al melograno. Ci sta. Prima di tutto il ragazzo con il cuore ti fa mangiare. Venga a mezzogiorno, vedi che ora è. Ti faccio mangiare, bello. Che ti devo dire, vita? Ma che roba. Che ti devo dire? È incredibile che siamo a fine ottobre e sono tutti maniche corte. C'è quasi caldo. Cattedrale di Palermo. Bellissima, Qui siamo a Pallarò. Panino con la caponata. Panino con formaggio di capra e pomodori secchi. E ricotta, pomodorini e olive. Birra e bicchieri di plastica. Quante ne sanno? Perché è così buono qua? Ritornato in stanza. Procedo con il video. Bene, sono le 8. Abbiamo la maglia del Cordova. Possiamo raggiungere la seconda serata del Red Bull Unlocked. Red Bull Unlocked. Oddio, oddio. La si deve scavessarsi. La si scavessa. Incredibile. Brava. Zampitec. Col trano dobbiamo aspettare. Gli ospiti della serata Zampitec e Murri. Anche questa per stare. Anche questa serata è giunta al termine. Il Red Bull Unlocked per me purtroppo è finito. Ci vediamo domani mattina. Colazione e si torna in stanza ad editare. Sempre questo video. Abbiamo fatto mezzogiorno, è l'ora del check out e sono appena venuti per cacciarmi. La postazione. La corrente. Si prosegue con l'editing. Le tagliatelle con i gamberi e le zucchine. Ti trattiamo male. Incredibili. Ah, oh. Ore 5, procediamo ad andare verso il transfer. Questo è il transfer. Me lo immaginavo un po' più piccolo. Lo snecchino prevolo. Ah, oh. Hello, Black Magic has me. E si riprende la bestia nella via di casa. Finalmente a casa, doccia e ci prepariamo per domani che è venerdì. E si conclude un weekly film vlog. Venerdì 28 ottobre sono le ore 7. Si riprende la macchina. Ma che roba, bellissimo. Mi sono fermato nel parcheggio dell'autostrada e stanno addestrando un falco alle 8 di mattina. E si riparte. Oggi si va verso Torino. Sono 4 orette di macchina con la mia Hyundai Coupé.
traffico, persone, città. Arrivato a Torino, parcheggiato l'auto e qui sotto un nuovo mezzo che non vi posso svelare perché siamo giunti a venerdì e il weekly vlog è finito. Scrivetemi qui sotto con un commento se questa settimana vi è piaciuta, se questo format vi è piaciuto. Vi ricordo che i commenti li leggo sempre tutti e noi ci vediamo domenica prossima con l'opera d'arte che c'è sotto il telo. Andate in pace, un saluto e ciao.